questa mattina la cerimonia di consegna del riconoscimento che la città dedica alle aziende virtuose del suo distretto. Si sente male e muore in un ristorante cinese di Prato, scatta il protocollo di sicurezza per il coronavirus, ma l'allarme rientra. Presunti abusi sessuali da parte dei discepoli dell'Annunciazione, prima della magistratura ordinaria si è mosso il processo canonico, ecco come funziona. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale ci colleghiamo con l'auditorium della Camera di Commercio, dove questa mattina si è tenuta la 10ª edizione del premio Santo Stefano. Quest'anno il riconoscimento che la città di Prato dedica alle aziende virtuose del suo distretto industriale è andato all'anificio Bellucci, filatura Biagioli, Modesto e Filpucci. Lascio quindi la linea a Giulia Ghizzani, che ha condotto la cerimonia curata da TV Prato. Sì, grazie della linea. L'anificio Mario Bellucci, filatura Modesto Biagioli e Filpucci. La 10ª edizione del premio Santo Stefano parla del tessile pratese. Sono infatti queste le aziende vincitrici di questa 10ª edizione che sono state premiate in Camera di Commercio questa mattina dal comitato promotore, ovvero Diocesi, Camera di Commercio di Prato, Comune, Provincia e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Tra i vari interventi ha preso ovviamente la parola il Vescovo Giovanni Nerbini, che ha lodato le tre aziende vincitrici, elogiando soprattutto il patrimonio, il bagaglio di tradizione che conservano, ma ricordando quanto sia importante guardare al futuro e farlo tutti insieme, in un'ottica di distretto ovviamente allargato. Ospite speciale della cerimonia, lo scrittore, docente universitario, oggi imprenditore, Massimo Folador, che ha incentrato la sua ricerca, il suo studio sull'applicazione della regola benedettina non solo come buona pratica di vita, ma come vero e proprio strumento di gestione imprenditoriale. Allora sentiamo le impressioni a caldo delle tre aziende vincitrici e poi linea allo studio. Noi siamo molto legati naturalmente come storia alla città di Prato, sicuramente è un segno del nostra governance, del nostro approccio alla sostenibilità, del nostro approccio anche alla sociale, quindi è sicuramente un bel segno. E anche il 10º anniversario dello Stefano d'Oro sicuramente per noi è molto importante ricevere questo premio oggi. A chi lo dedicate questo premio Santo Stefano? A tutti i dipendenti della Filpucci, cerchiamo sempre di... sono loro la vera spina dorsale della nostra azienda, quelli sono loro che portano avanti ogni giornalmente gli obiettivi aziendali, quindi sicuramente ai dipendenti, tutti i dipendenti della Filpucci e i collaboratori della Filpucci naturalmente. Questa è una data che non scorderò mai, perché è un'emozione molto forte e avrò sempre, per sempre, riconoscenza verso tutta la città, il comitato promotore, tutti quelli che quest'anno hanno scelto di premiare la nostra azienda, perché è un lavoro che si fa per passione, però è molto duro. Si sono passati anni difficilissimi, dal 2007 quando è iniziata la crisi, ci sono stati alti e bassi, è molto complicato andare avanti. Però ecco, avere un riconoscimento per questo comportamento etico è un valore davvero aggiunto per l'azienda, ecco, quindi ci fa immensamente piacere. A chi dedica questo premio, se lo dedica a qualcuno in particolare? Sicuramente. Ai protagonisti di questa storia lunga 100 anni, al mio nonno Arnolfo, a mio padre Modesto e alla mamma Paola, che ha lavorato sempre con lui in azienda. Sono stati loro, ecco, è loro, è per loro, anche se non ci sono più, ma questo premio è sicuramente per loro. È sicuramente una delle più grosse soddisfazioni che abbiamo mai avuto. E ha sempre lottato anche la famiglia, il babbo e tutti per avere questo premio. È stato una cosa, un riconoscimento bellissimo. Sicuramente noi siamo un'azienda piccola, però un'azienda molto familiare, dove sia le persone che lavorano con noi che i terzisti lavorano tutti insieme in un team per arrivare a produrre, penso, dei tessuti molto belli. Negli ultimi 5 anni abbiamo lottato molto per l'ecosostenibilità, che è partita da un incontro con degli inglesi a Londra con la Burberry, che ci hanno detto: in 5 anni dovete essere ecosostenibili. Ed era una sfida importante, perché sinceramente ditte come le nostre, dove abbiamo bisogno di terzisti, siamo dovuti tornare a casa e parlare con tutti e dire: ragazzi, in 5 anni, un impegno molto anche a livello economico, dobbiamo strutturare le aziende in modo da produrre dei tessuti ecosostenibili.
e diciamo proprio oggi, 2020, siamo ecosostenibili e ci viene dato questo premio, perciò è bellissimo, ecco, io sono contento. Poi lo devo chiaramente a tutte le persone che lavorano in azienda, tutta gente che è 20 anni o più che lavorano con noi, e insomma, grandissima soddisfazione. E ricordiamo che la cerimonia del premio Santo Stefano verrà trasmessa integralmente domani sera alle 21 da TV Prato sul canale 74 del Digitale Terrestre. E adesso la cronaca, un uomo di nazionalità cinese questa mattina si è sentito male e si è accasciato a terra privo di vita all'interno del ristorante cinese Ping di via Beccherini nella zona di San Paolo. Immediatamente, così come prevede la procedura diffusa dall'unità di crisi, è scattato il protocollo di sicurezza per il coronavirus, ma l'allarme è subito rientrato. Il medico intervenuto sul posto ha accertato infatti che la causa del decesso era un arresto cardiaco ed è così rientrato il campanello d'allarme suonato per il potenziale caso di coronavirus. L'episodio è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina. Sul posto sono intervenute la Croce d'Oro e alcune volanti della polizia. La salma è stata poi portata via dalla Misericordia. Presente sul posto anche una parente della vittima che ha dichiarato che l'uomo era arrivato a Prato dalla Francia da una ventina di giorni. La donna è stata poi portata in questura per tutti gli adempimenti del caso. E parliamo adesso dei presunti abusi su minori. La prima indagine per accertare la veridicità delle gravissime accuse nei confronti dei discepoli dell'Annunciazione è stata compiuta dalla diocesi di Prato. In questo servizio quindi ricapitoliamo come è emersa la terribile vicenda e come funziona il processo penale diocesano tuttora in corso. Prima dell'inchiesta della Procura si è messa in moto la diocesi di Prato attraverso l'istruzione di quello che secondo il diritto canonico si chiama processo amministrativo penale. Sulla vicenda dei presunti abusi sessuali compiuti dai discepoli dell'Annunciazione sono dunque due i filoni giudiziari che stanno valutando la veridicità delle gravissime accuse a loro carico. Il processo diocesano inizia a giugno, quando Monsignor Franco Agostinelli, allora vescovo di Prato, viene informato che un giovane frequentante la comunità fondata da Padre Giglio afferma di aver subito alcuni anni prima episodi di violenza sessuale di gruppo da parte di alcuni membri dei discepoli. Secondo quanto disposto dal diritto canonico, viene aperta immediatamente una indagine interna per raccogliere elementi utili a capire se le dichiarazioni sono fondate. Questa viene compiuta con celerità e i documenti raccolti, tra cui una memoria difensiva di Padre Giglio, vengono inviati come previsto dalla procedura a Roma, alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La Santa Sede ravvisa gli estremi per l'istruzione di una inchiesta diocesana e così viene chiesto al Vescovo, nel frattempo si era insediato Monsignor Nerbini, di attivare un processo amministrativo penale. Quando a metà dicembre Nerbini si è recato di sua iniziativa in procura, ha voluto rendere noto al capo procuratore Giuseppe Nicolosi l'esistenza di questo procedimento interno e poi si è reso disponibile a collaborare con la giustizia. Tornando al processo canonico, in questi mesi gli inquirenti diocesani hanno ascoltato entrambe le parti, convocato le persone informate sui fatti e raccolto memorie e documenti. Questa fase, che possiamo definire istruttoria, si concluderà a breve con la raccolta di tutti gli atti. Il fascicolo verrà poi inviato a Roma per la decisione finale che spetta alla Santa Sede. Se ci dovesse essere una condanna, le pene vanno dalla sospensione temporanea del ministero sacerdotale fino alla riduzione allo stato laicale dell'imputato. È possibile fare ricorso alla sentenza, ma solamente se una delle parti è in grado di fornire nuovi elementi di prova. Dal 26 al 29 marzo al Politeama torna la rivista del Club delle Pagliette, circa 80 i protagonisti tra attori e ballerini con uno spettacolo dedicato all'Inferno di Dante in salsa pratese. Verrà dato, vi verrete a conoscenza della... Una riscrittura in chiave goliardica, intelligente e appassionata che celebra Dante e la città di Prato. Dopo 3 anni di assenza torna sul palco del Politeama Pratese l'attesa rivista del Club delle Pagliette. A un certo momento l'Inferno, il titolo dello spettacolo, che andrà in scena il 26, 27, 28 e 29 marzo e che sarà dedicato a due storiche colonne dello show, Rodolfo e Roberta Betti. Purtroppo dall'ultima rivista è scomparso anche Carlo Mercatanti, che è stato uno dei primi a fare la rivista,
per tanti anni ha lavorato alle scene. Poi chiaramente i due Betti, Rodolfo e Roberta, sono quelli che ci mancheranno di più, perché erano un po' lo zio e la zia con cui ci hanno fatto per tanti anni, hanno portato avanti loro. Però deve essere una cosa ancora in più, come ci è stato detto anche dall'Elvira. Le patate Buzzi non devono morire, devono sempre andare avanti e portare avanti, proprio per ricordare anche chi non c'è più. Scritto a sei mani da Simone Leoni, Claudio Chiti e Marco Pugi, lo spettacolo vedrà il coinvolgimento di oltre 40 attori tra volti noti e nuove leve, guidati dal ritorno in regia di Alessio Gori. Dante si trovava al mare, tranquillamente felice con la moglie e con la suocera, e praticamente la moglie e la suocera lo scacciano del tutto, perché Dante non è nient'altro che un poetucolo fallito in questa rappresentazione, che cerca l'ispirazione per scrivere il suo poema. A un certo momento trova un personaggio che è Lucio, che è Lucifero, va bene, che lo guida in un viaggio strano e lo conduce, diciamo così, a Prato attraverso alcune tappe, perché solo a Prato potrà capire e realizzare il proprio poema. Una storia intervallata dai balletti dei Ragazzi delle Pagliette e dalle inossidabili Buzzi Belles, il tutto arricchito da musiche hard rock per un mix tra modernità e tradizione. Fil rouge del racconto, come ogni rivista che si rispetti, l'amore per Prato e la voglia di ridere dei suoi luoghi comuni. Già vedendo tutto si sta costruendo tutto molto bene, ci sono molte battute divertenti, molti personaggi in veste satirica ovviamente, quindi bisogna sempre tener conto del contesto, però diciamo ci sono molte parti che fanno sia ridere che riflettere. Biglietti in vendita da sabato 1 febbraio con prezzi da 10 a 25 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. La giornalista Costanza Miriano è stata ospite ieri sera alla parrocchia di San Bartolomeo per portare la sua riflessione sul ruolo della donna a partire dal Vangelo nella vita di oggi. Sentite. Costanza Miriano non è la prima volta che viene qua a Prato per parlarci della sua riflessione della donna, illuminata un po' dallo sguardo del Vangelo. La donna è all'inizio e alla fine della parola protagonista, no? Maria con le sue con la corona di 12 stelle sarà la vincitrice, e Eva è stata, diciamo, l'inizio del cammino dell'uomo sulla terra. Quindi io credo che sia veramente un tema centrale, non un tema di colore, e la riflessione di questa sera sarà prima, diciamo, sul ruolo, sulla chiamata, la vocazione della donna, che è quella di aiutare l'uomo a vedere la bellezza e la grandezza possibili, e poi anche declinando questa riflessione negli ambiti che poi riguardano la vita di tutte noi come lavoratrici, mogli, madri. Diciamo che le sue riflessioni sono state un po' anche guidate da altri testi, come ad esempio questo, Il mistero della donna di Jo Croissant. Che cosa l'ha colpita di questo testo in particolare? Come ho scritto nella prefazione, è stato il libro che mi ha segnata di più dopo il Vangelo. Però nella mia particolare storia è arrivato nel momento in cui io mi stavo confrontando da giovane giornalista che pensava di realizzarsi nel lavoro così, e che mi sono scontrata con la mia storia di moglie, di madre, e con il fatto che non capivo niente di quello che mi stava succedendo, la difficoltà di capire il linguaggio di mio marito, di tenere insieme maternità e lavoro, e ho capito che avevo affrontato tutto nel modo sbagliato, mettendo me al centro. Don Alessandro, un percorso questo iniziato qualche tempo fa, che comunque sta andando avanti, oggi si rinnova anche con la presenza della giornalista Costanza Miriano, per parlare della donna, della sua dignità, del suo valore, alla luce di quello che è il pensiero cristiano. Sì, mi è sembrato bello, proprio in vicinanza della giornata della vita, parlare, ecco, di colei che alla fine dona la vita, no? È chiamata a donare la vita. E adesso lo sport e il calcio. Domani il Prato è atteso dalla sfida casalinga contro la Lavagnese. L'obiettivo è quello di riconfermarsi capolista. Adesso l'importante è non finire dietro la Lavagna,
Battute a parte, il Prato è pronto ad ospitare al campo sportivo Adonelli di Montemurlo domani, con inizio alle ore 14.30, dalla Lavagnese. La squadra bianco-azzurra reduce dal pareggio sul terreno della Caronnese, con annesse recriminazioni per le tante occasioni fallite, cercherà di ritrovare il successo casalingo per confermarsi al primo posto della classifica. Sulla strada del Prato, la modesta Lavagnese, formazione attestata in zona play-out, che presenta una delle difese maggiormente perforate del girone, con 30 reti al passivo. Sulla carta, quindi, una sfida abbordabile per il Prato, che in settimana ha rinforzato il proprio organico con l'ingaggio dell'attaccante Franklin Akamandu, prelevato dall'Alessandria. Un rinforzo che andrà a colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Fofanà, che ha terminato anzitempo la stagione. Per la gara con la Lavagnese, oltre a Fofanà, sarà assente anche Cellini, ancora fermo per un malanno muscolare. Da valutare invece le condizioni di Banegas, che in settimana ha accusato problemi alla vista per una forte pallonata ricevuta in pieno volto, ma che dovrebbe comunque recuperare per la contesa. Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo, il tecnico Vincenzo Espovito dovrebbe proporre Bagheria in porta, difesa 3 con Giampà, Gentili e Diana. A centrocampo Tomi e Regoli larghi sulle fasce, con Gargiulo e Ghini in fase di interdizione e quasi schierato a ridosso delle due punte, che dovrebbero essere Fanucchi e Surraco. Il Prato cerca la vittoria per confermarsi capolista e proseguire la propria striscia vincente, aspettando notizie da Sanremo, dove andrà in scena Sanremese Lucchese, e da Casale, dove invece si giocherà Casale Borgosesia. Insomma, la sfida a tre in testa alla classifica si sta veramente accendendo. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito, arrivederci.